Ну, у меня дочка закончила Донецкий государственный университет ИНЯС. Ну, еще 20 лет назад. Сейчас ей 40 лет. Ecco il cratere del bombardamento russo che ha distrutto tutto nel raggio di 200-300 metri. Bakhmut è un'altra città semideserta e colpita dai bombardamenti. Siamo in trincea con il comandante Fyodor, a pochi chilometri dai russi. Nella battaglia del Donbass, sua figlia vive da 20 anni in Italia. Дочка, привет. У меня все хорошо. Я тебя целую и люблю. Как только война закончится, первым делом приеду к тебе. Я тебя целую. Se i colpi di artiglieria diventano veramente intensi, allora hanno un rifugio più sicuro. Lindar. Che è questo. Ma там темно. Dentro il rifugio i soldati cercano di riposarsi fra un turno di guardia e l'altro. È come la prima guerra mondiale. Putin. Слава Україні! Героя слава! La zona est di Bakhmut è la più colpita. E i civili che sono rimasti si arrangiano come possono. Sempre appartamenti distrutti, le case dei civili che pagano lo scotto della guerra. Ecco, questo è il risultato. Queste sono le catacombe moderne dove si rifugiano i civili quando piovono le bombe. Praticamente nelle fondamenta dei palazzi, nelle cantine, e qui avanti ci sono altri bivacchi come questo, dove preparano dei giacili di fortuna. Guarda, non покажите, пускай сука посмотрит. А вот здесь еще одна девушка до сих пор лежит, не найдена. Нам все равно, Украина, Россия, нам все равно, дайте нам жить, мы жили спокойно. I russi continuano a bombardare, premendo sull'avanzata per conquistare almeno metà Donbass.